Questo non riusciamo a misurarlo, è un casino. Bene, il nostro Cioè, nuovo quello che ospite del salotto bar camp, come abbiamo soprannominato questa stanza, che in realtà funziona anche come regia, anche se voi non lo potete vedere, è Luca Airoldi. Luca Airoldi è stato giornalista Rai per molti anni, ha diretto anche Telemonte Carlo e ora si è avventurato, diciamo così, in una nuova esperienza che è quella di Comunica Group. E, per iniziare, insomma, per scaldare un po' la conversazione, io gli chiederei di parlarci di questo nuovo progetto. allora, ti correggo subito. La mia passione per le nuove tecnologie risale al 1984, quando ero negli Stati Uniti e da Roma il direttore mi chiamò e mi disse: bisognerebbe trovare e intervistare quelli che hanno inventato un affare che si chiama personal computer e che adesso fanno degli spot, si chiama Apple o qualcosa del genere. Allora io chiamai la producer e dissi: trovami un posto, i due pazzi, perché il direttore vuole che li intervisti, non so neanche di che stiamo parlando. Allora, a Cupertino, 2 giorni dopo, incontrai due signori, uno si chiamava Steve Jobs e l'altro si chiamava Steve Wozniak. Wozniak mi accolse testualmente con queste parole: che ne sai tu di computer? E io risposi: niente. E lui si girò e se ne andò. Non l'ho mai più né visto né sentito. Jobs, che invece è il più grande venditore che esiste sulla faccia della terra, scoppiò a ridere, mi prese sotto braccio e da quel momento è nata la mia passione, da una parte per la Apple, perché evidentemente è rimasta nel cuore, e dall'altra la mia amicizia con Jobs, che è rimasta inalterata anche quella, e la mia passione invece per le nuove tecnologie. Allora, da quello, finita l'esperienza di Telemonte Carlo, ho pensato di cominciare a continuare a praticare il giornalismo, però con strumenti diversi e forme diverse. E allora nasce Comunica Group. Comunica Group è l'idea di costruire tutta una serie di blog che sono lo strumento più facile e più semplice, una serie di blog tematici, a cui chiedere a giovani di collaborare a questi blog per creare una sorta di giornalismo partecipato, partecipativo, proveniente dal basso, e per vedere di formare un'informazione, di costruire un'informazione che fosse credibile, autentica, corretta, ben fatta e che fosse, uso un vecchio termine, alternativa alla stampa tradizionale, non alternativa nel senso che vedo quella e non ascolto più quell'altra, ma la integro, no? E quindi ho 2 modi per seguire la stampa. Ci vuoi raccontare un po' più dettagliatamente come funziona poi, insomma, Comunica Group, come vi siete organizzati e come gestite poi le notizie che vengono dal territorio? Allora, siccome io ho un'esperienza professionale giornalistica vecchia, ho organizzato la cosa in questo modo. C'è una redazione centrale nella quale ci siamo io e 2 giornalisti che collaborano con me, e poi ci sono tutta una serie di giornalisti o blogger sparsi sul territorio che collaborano invece ai vari blog. E i vari blog sono nati secondo un progetto editoriale, cioè per rispondere a esigenze di informazione o su suggerimento degli stessi blogger che mi hanno scritto dicendo: perché non aprite un blog su questo argomento che secondo me, eccetera. E quindi pian piano da 2 blog a 4, 10, 12, 14, adesso ne stanno per nascere altri 3 o 4. Sono 22 persone, blogger e giornalisti che lavorano ai blogger, più la redazione che appunto è composta, centrale, che è composta da 3 persone. E questo mi sembra di poter dire che ha a che fare con il giornalismo partecipativo, citizen journalism, come l'abbiamo definito in un'intervista precedente con Lele Dainesi. Tu cosa ne pensi del giornalismo partecipativo? Secondo te, qual è la sua, non così dire, però sì, definizione e come si colloca rispetto al giornalismo che possiamo definire così tradizionale? Allora, il giornalismo partecipativo, a mio modo di vedere, è come l'inizio di una conversazione. Ovvero, un blog è il modo per cominciare una conversazione con molti utenti. Il giornalismo partecipativo è l'inizio di una conversazione dal territorio con tanti altri, da un fatto a commentarlo con tanti altri.
questo non va in nessun modo a confliggere con l'informazione, chiamiamola così, tradizionale, perché l'informazione tradizionale è composta da una griglia di 20, 25, 30 argomenti al massimo, mentre tu sai che ogni giorno gli avvenimenti che accadono sono centinaia e centinaia. Avendo fatto io non so quante riunioni di redazione, so quanto è difficile e faticoso fare passare al pettine fitto, scremare le notizie che arrivano ogni giorno in redazione per arrivare a mettere quelle del telegiornale. Il telegiornale contiene 24 notizie, se ne arrivano 1000 tutti i giorni, pensa quante ne devi buttare. Il giornale di carta stampata ne mette 140, sempre confronto a quelle 1000, anche lui ha fatto un grande lavoro di scrematura e quindi ha lasciato fuori, vuoi o non vuoi, tutte quelle notizie provenienti dal territorio che possono essere più o meno grandi, più o meno piccole, più o meno di interesse per la collettività, che invece hanno una loro importanza e un loro peso. E poi hai dato la possibilità a tantissima altra gente di dire quello che pensava. Quindi secondo te queste due forme di giornalismo nel futuro andranno nella direzione di integrarsi, quindi diciamo così, di coprire aree che l'altra non copre, di una direzione di complementarietà? Ecco, se mi dici di integrarsi non ci credo, se invece parliamo di complementarità, che tutto questo servirà al giornalismo tradizionale per prendere una sberla e aprire gli occhi e svecchiarsi un pochino, e dall'altra parte invece insegnerà ai blogger e a tutti quelli che fanno giornalismo partecipativo invece quelle che sono le regole fisse del giornalismo, perché ieri abbiamo partecipato a questo convegno in cui si parlava dei giornalismi possibili e io ho detto no, il giornalismo è uno solo. Ci sono modi diversi di esercitarlo, ci sono modi diversi di dirigerlo, ma il giornalismo, le regole del giornalismo, correttezza, informazione, eticità, quelli restano gli stessi qualunque sia il luogo dove lo eserciti, qualunque sia il medium che tu utilizzi per diffonderlo. Quindi non è che se fai un blog ti puoi permettere di dire delle scemenze o di dire delle cose che non sono state controllate e verificate, no? E quindi queste sono le regole base del giornalismo che devono valere sia per l'uno e per l'altro. Sarà il pubblico che piano piano si abituerà a leggere il giornale perché gli dà un certo tipo di informazione, a leggere il blog perché gliene dà un'altra più approfondita, diversa, targetizzata, più legata al territorio, quello che preferisce. Quindi sarà sempre più il cittadino padrone di informarsi secondo la metodologia che vuole e i contenuti che vuole. Io vorrei ricordarti una cosa che mi dissero in America 25 anni fa. Noi non capiamo perché in Italia carta stampata e televisione sono in conflitto fra di loro. Dice, da noi l'informazione immediata viene data dalla radio, poi c'è la televisione che dà l'informazione dalla radio ma con le immagini, però se vuoi saperne di più devi comprare il giornale il giorno dopo. Il giornale non basta se vuoi saperne di più, devi comprare il settimanale che approfondisce, se poi vuoi saperne ancora di più devi comprarti un libro. E dice per cui tutti i media negli Stati Uniti si passano la palla a vicenda, è solo da voi in Italia che sembra che ogni volta che nasce una forma di informazione è in conflitto con gli altri, o la deve fagocitare, per cui se la mangia, no? Oppure deve entrarci in conflitto. Dice, ma quando è che imparerete che tutte queste forme di informazione vanno ad assommarsi e ad arricchire chi ne usufruisce? Io ancora non ti so dare una risposta. Bene, io ringrazio veramente Luca per questa conversazione che è stata veramente ricchissima di spunti e ricordo che per leggere il blog di Comunica Group possiamo andare sul sito www.comunicagroup.it e da lì poi entrare nei 14 blog che fanno parte del network. Bene, allora in bocca al lupo per il vostro lavoro. Crepi. Faccio un esempio, il project management, che più o meno tutti conoscono, è una